In un mare di guai è invece la Roma, sconfitta sul proprio campo da un Inter non certo irresistibile. La squadra di Herrera però ha meritato pienamente la vittoria. Ecco il primo gol di Icenz, servito da Bettini. 1-0, cominciano i dispiaceri per lo svagato Cudicini. Nella ripresa i giallorossi pareggiano con una diabolica punizione di Pestrin che inganna Buffon. L'allegria dei romanisti è di breve durata. Ci pensa il fuoriclasse Suarez con un tocco da campione a riportare in vantaggio l'Inter. Il bollente lo Iacono mette KO a Bolfi e Gambarotta li espelle entrambi. Cudicini è sempre distratto e Icenz si vede respinto dalla traversa questo bel colpo di testa. Poi la difesa giallorossa riesce a liberare. Orlando scarta Zaio e Masiero, ma Guarnieri non fa complimenti e lo atterra. L'arbitro pure non ha esitazioni e concede il rigore alla Roma. Manfredini con un tiro violento e astuto spiazza Buffon e insacca. Risponde l'Inter. Cudicini non trattiene una saetta di Suarez e Bettini scaraventa nel sacco a porta vuota. La Roma, disorganizzata in ogni reparto, non sa reagire, anzi i maggiori pericoli li corre Cudicini. E Suarez si permette di sbagliare un rigore. L'Inter ha vinto.